Non c'erano lezioni né interrogazioni nelle scuole dove gli studenti pagavano l'acquisto dei diplomi. 110 indagati, 4 scuole paritarie coinvolte, 300.000 euro in contanti sequestrati all'interno di una scatola di scarpe nell'abitazione di un ex deputato regionale. La centrale era ad Ispica. L'AIAS utilizzata come bancomat personale, soldi spesi in viaggi, cene e incarichi in famiglia, invece che per l'assistenza ai disabili. Condannato in appello dalla Corte dei Conti a risarcire all'azienda sanitaria 275.000 euro, Giorgio Di Rosa di Modica, ex presidente della locale sezione AIAS. È caos al Consiglio Comunale a Scicli, la maggioranza non esiste più, ma in aula c'è una situazione di sostanziale pareggio. Ci potrebbe compromettere l'approvazione degli strumenti finanziari. In Consiglio non sono ancora arrivati né il rendiconto 2017 né il previsionale 2018. Potrebbe approdare all'ufficio del lavoro la singolare vertenza a Scuolabus. L'impresa vuole stabilizzare i lavoratori che invece si oppongono e a chiedere la convocazione delle parti è la CGIL che assiste gli operatori. Sullo sfondo gli intrecci di una parentopoli dentro il comune di Ragusa e le pressioni di un passato di illegalità. In forte aumento in tutta la provincia il consumo di cocaina. I dati forniti dall'azienda sanitaria provinciale mostrano che quasi la totalità dei nuovi casi all'esame del CERT per problemi di abuso di sostanze stupefacenti, oltre il 70%, è per uso di cocaina. L'allarme lanciato dal responsabile del servizio. Un saluto ai nostri telespettatori e bentrovati con l'informazione della Prime TV. Dunque, l'avete sentito dai titoli, apriamo il telegiornale tornando a parlare dello scandalo dei diplomi truccati. 110 indagati, 4 scuole paritarie che vendevano diplomi e 300.000 euro in contanti all'interno di una scatola di scarpe, che è stata trovati e sequestrati nell'abitazione dell'ex deputato regionale Gaetano Cani, dirigente scolastico e principale indagato nell'inchiesta Diplomat. Sentiamo. 110 indagati, 4 scuole paritarie che vendevano diplomi e 300.000 euro in contanti all'interno di una scatola di scarpe, trovati e sequestrati nell'abitazione dell'ex deputato regionale Gaetano Cani, dirigente scolastico, principale indagato dell'inchiesta Diplomat. I dettagli dell'operazione che ha portato al sequestro complessivo di circa 400.000 euro, oltre che dei 22 diplomi taroccati, sono stati illustrati dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dai PM Simone Faga e Paolo Vetro, insieme alla colonnello Giorgio Salerno, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa. L'inchiesta è partita dalla procura Iblea per il coinvolgimento di un istituto di Ispica che risultava collegato ad altri della provincia di Agrigento. Siamo in presenza di una vera e propria organizzazione delinquere, ha spiegato Patronaggio, dove ognuno aveva un ruolo preciso nella vendita dei diplomi. Gli alunni e i loro genitori al momento non sono indagati, ma la loro posizione è al vaglio. Nella lista dei 110 a cui stiamo notificando l'avviso di chiusura dell'inchiesta ci sono pubblici ufficiali in servizio nelle scuole. Si tratta di insegnanti, dirigenti scolastici e personale di cancelleria. 4 gli istituti coinvolti sono il Pirandello di Licata, il Pirandello di Canicattì, la scuola Alessandro Volta di Canicattì e l'istituto San Marco di Acireale. Nell'inchiesta, ha precisato Patronaggio, non risultano indagati al momento gli alunni e i loro genitori, che sono stati interrogati come persone informate dei fatti, ma è chiaro che sapevano di aver beneficiato di lezioni false, di esami truccati e altro. Quindi la loro posizione è al vaglio. L'attività scolastica, ha spiegato il comandante della Guardia di Finanza di Ragusa, era del tutto fittizia. Niente lezioni e niente interrogazioni. Risultava solo sulla carta perché gli studenti pagavano consistenti quote di iscrizioni. Quando si doveva fare i conti con le commissioni di esami esterni, si faceva in modo di risolvere la questione comunicando prima le domande e dando in anticipo i temi delle prove scritte. Tutto avveniva con grande sfrontatezza. I reati contestati sono l'associazione per delinquere, il falso commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, la rivelazione del segreto d'ufficio e l'abuso d'ufficio. Patronaggio poi ha aggiunto: non spetta a noi annullare i diplomi. Abbiamo ritenuto di intervenire con il sequestro perché 5 studenti si stavano iscrivendo all'università. Informeremo della questione le autorità scolastiche. Spetterà a loro avviare un procedimento amministrativo ed eventualmente invalidare il titolo di studio. Un rumeno di 31 anni è stato denunciato dalla polizia per sfruttamento della manodopera e guida in stato di ebbrezza. Trasportava verso Catania immigrati africani che lavoravano in condizioni disumane nelle campagne di Vittoria. Vediamo.
Denunciato il romeno di 31 anni residente a Catania per sfruttamento alla manodopera e guida in stato di ebbrezza. È stato fermato a bordo del suo furgone sulla statale 514 in direzione Catania. Il furgone con targa bulgara trasportava nel vano merci 8 africani clandestini che avevano appena finito di lavorare in un uliveto nelle campagne di Vittoria e che stavano per essere riportati a Catania. L'uomo aveva promesso agli immigrati che li avrebbe pagati a fine giornata 4 euro per ogni cassetta di olive raccolta, ma in realtà i soldi non sono mai stati pagati. Il ragazzo, accusato di caporalato, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite consentito. Nel furgone c'era anche un altro romeno al quale, dopo essere stato perquisito, è stato sequestrato un coltello da sub. Pertanto quest'ultimo è stato denunciato per detenzione illegale di armi. Gli 8 clandestini sono stati ascoltati dai poliziotti che hanno accertato le condizioni disumane in cui erano costretti a lavorare. Inoltre nessuno degli operai era mai stato assunto, oltre a non aver mai ricevuto la paga pattuita. Il furgone è stato sequestrato mentre gli immigrati clandestini sono stati affidati all'ufficio immigrazione della questura di Ragusa per l'espulsione. I giudici d'appello della Corte dei Conti hanno emesso una sentenza di colpevolezza nei confronti del modicano Giorgio Di Rosa, ex presidente dell'AIAS che durante il suo mandato aveva speso i soldi dei disabili in spese pazze, viaggi, auto e regali per i familiari. Sentiamo. Giorgio Di Rosa dovrà risarcire 275.000 euro all'ASP 6 di Palermo. Lo hanno deciso i giudici d'appello della Corte dei Conti, confermando la condanna nei confronti dell'ex presidente dell'AIAS, Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, accusato di aver speso il denaro destinato ai disabili per viaggi, alberghi, cene e per pagare i familiari per lavori che non avrebbero potuto fare. L'associazione era diventata il bancomat personale del presidente. Di Rosa, insieme al figlio Antonio, è sotto processo in sede penale. La procura regionale della Corte dei Conti nel frattempo ha lavorato sul materiale investigativo raccolto dai finanzieri del gruppo Palermo. Le indagini hanno rivelato un totale azzeramento della struttura associativa dell'AIAS, si legge nella motivazione della sezione d'appello della Corte dei Conti presieduta da Giovanni Coppola, con ciò mascherando quella che è stata negli anni la condotta tenuta da Di Rosa, finalizzata unicamente alla realizzazione di vantaggi personali per sé, per amici e parenti, attraverso la distrazione e l'appropriazione di pubbliche risorse. Non è passata la linea difensiva che aveva affermato unicamente la natura privatistica del rapporto che ha legato l'AIAS all'ASP, senza minimamente entrare nel merito della natura delle spese sostenute. La fetta più consistente del denaro di Di Rosa, padre, li avrebbe intascati a titolo di rimborsi chilometrici per i viaggi quotidiani dalla sua casa di Modica alla sede dell'AIAS, nonostante la legge consentisse il rimborso solo per gli spostamenti dalla presidenza dell'associazione e i centri dipendenti della sezione per curare le pubbliche relazioni presso gli uffici amministrativi e istituzionali della città. Anche i trasporti della figlia Antonio furono rimborsati, figlia a cui il padre aveva assegnato una consulenza da 1.000 euro al mese per 5 anni, un incarico assegnato, secondo l'accusa, senza che ricorressero né reali esigenze da parte dell'associazione per ricorrere all'attività esterna né specifiche conoscenze tecniche nel settore da parte del nominato. Altri 30.000 euro di Di Rosa li ha utilizzati pagando in assegni intestati all'AIOS o in contanti per pernottare con moglie, figli e nipoti all'Hotel San Paolo di Palermo. Si faceva spesso accompagnare dei parenti. Infine ci sono soldi utilizzati per pagare i propri difensori, impegnati ad assisterlo in un procedimento a suo carico. Ed ancora Di Rosa avrebbe truffato il consiglio direttivo del l'AIOS sostenendo che fosse necessario sostituire la macchina aziendale, una Nissan X-Trail, in quanto ormai vecchia nonostante avesse solo un anno di vita. La macchina sarebbe stata data in permuta a un concessionario per 14.000 euro e Di Rosa l'avrebbe poi ricomprata intestandola al figlio. La maggioranza a cicli non esiste più, ma in aula c'è una situazione di sostanziale pareggio. Ciò potrebbe compromettere l'approvazione degli strumenti finanziari. In consiglio non sono ancora arrivati né il rendiconto 2017 né il previsionale 2018. Sentiamo. La giunta Giannone non ha più la maggioranza in consiglio. È il dato emerso dalla seduta dell'assise di ieri sera, avente ad oggetto proprio la verifica dei numeri. Con l'opposizione compatta si arriva ad un sostanziale pareggio. 8 consiglieri di maggioranza
contro gli 8 di opposizione. Questo vuol dire che l'approvazione degli strumenti finanziari è a serio rischio. Se l'opposizione dovesse compattarsi sui bilanci non facendoli passare, il Consiglio Comunale verrebbe sciolto. Già, perché alla stessa stregua di Modica, Scicli in Consiglio non sono arrivati né il consuntivo 2017 né il previsionale 2018. Il rendiconto è stato approvato dalla Giunta a fine agosto scorso, ma dopo l'arrivo del commissario ad acta è stato sottoposto a rettifica, questo negli ultimi giorni di settembre. Mentre del previsionale 2018 non c'è nemmeno l'ombra. Si tratta di un ritardo grave che si aggiunge alla mancata approvazione del piano di riequilibrio, per il quale la Corte dei Conti ha sollecitato l'amministrazione a porre in essere una serie di adempimenti entro 60 giorni. Sugli strumenti finanziari, già ieri sera alcuni consiglieri di opposizione si sono espressi sostenendo che non li voteranno. La maggioranza cercano invece il supporto di alcuni consiglieri di minoranza, richiamandoli al buon senso. Insomma, l'arrivo del rendiconto in consiglio potrebbe essere decisivo per le sorti della città. È chiaro che la mancata approvazione farebbe mutare anche gli assetti politici. In questo momento però il primo cittadino punta sulla sua giunta, escludendo qualsiasi ipotesi di rimpasto. Lo stesso Giannone si fa poi promotore della ricostruzione di un centro-sinistra moderato compatto in città. E dal comune di Scicli adesso spostiamoci a quello di Ragusa, dove la singolare vertenza scuolabus presenta nuovi sviluppi. La CGIL chiede che il Dipartimento Territoriale del Lavoro convochi le parti per trovare una soluzione, ma in questo caso i ruoli sembrano ribaltati. Il braccio di ferro è tra l'impresa che vuole stabilizzare i lavoratori e 6 di loro iscritti alla CGIL, autisti e accompagnatrici degli alunni, che pretendono invece il tempo determinato. E sullo sfondo le pressioni esterne di altre imprese, una parentopoli insediata a Palazzo dell'Aquila. I dettagli nel servizio a cura della nostra redazione. Approda al Dipartimento Territoriale del Lavoro la singolarissima vertenza che vede un braccio di ferro tra 6 operatori del servizio scuolabus del comune di Ragusa da una parte e l'impresa che lo segue dall'altra. Al centro della contesa c'è il tipo di rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, ma in questo caso i ruoli e le parti sembrano ribaltati come in un teatro dell'assurdo. A battersi per un contratto a termine sono gli operatori iscritti alla CGIL, mentre a volere la loro stabilizzazione anche per una migliore qualità del servizio è l'impresa. Del problema la CGIL ha investito il Dipartimento Territoriale del Lavoro, chiedendo al suo dirigente Giovanni Vindigni di convocare un incontro tra le parti, proprio perché venga affrontata la tematica del passaggio del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato. I 6 operatori, autisti e accompagnatrici scuolabus, respingono il contratto a tempo indeterminato e si sono rifiutati anche di ricevere, per semplice presa visione, tramite consegna a mano, la lettera dell'impresa che propone loro la stabilizzazione. Dei 6 operatori, 4 non erano stati inizialmente richiamati in servizio alla ripresa dell'anno scolastico ed hanno protestato proprio per chiedere anche loro la riassunzione. In un incontro al comune tra le parti, assenti lavoratori che si sono rifiutati di entrare, è stata risolta la vertenza. Con l'accordo dei presenti c'era una sindacalista della CISL, non la CGIL, non solo sul ritorno di tutti in servizio, ma addirittura a tempo indeterminato. Poi la svolta misteriosa. 4 di quei 6 operatori rifiutano l'opportunità. Non per indisponibilità personale, ma per una precisa regia esterna che richiama interessi di altre imprese che quel servizio lo hanno svolto in passato, ma che oggi sono estranee ai rapporti in essere. E ai 4 operatori se ne aggiungono altri 2 che in servizio erano stati normalmente richiamati, anche loro contrari alla stabilizzazione. Ma come si spiega tutto questo? 2 di questi 6 operatori, accompagnatrici scuolabus, sono l'ex presidente
residente e un ex componente di una cooperativa fallita che al comune di Ragusa non versò le somme dovute per il canone del servizio svolto, la gestione delle strisce blu. Cooperativa che per molti anni aveva in passato esercitato anche questo stesso servizio di scuolabus, impiegando interi gruppi familiari e al loro interno familiari o parenti di dipendenti e funzionari comunali, attualmente in carica. Ma a Palazzo dell'Aquila, nelle stanze da cui si governa questo servizio, non c'è solo una gigantesca parentopoli. Per diversi anni quel servizio, pagato dal comune e affidato dal comune, è stato esercitato in modo illegale e abusivo, complice la copertura degli uffici fino all'attestazione del falso. Per non dire di quella volta in cui il servizio fu affidato dal comune di Ragusa all'impresa il cui rappresentante legale era stato condannato per turbativa d'asta. Ecco, dietro ai 6 lavoratori che rifiutano la stabilizzazione del rapporto ci sono le pressioni e le strategie di quei protagonisti e di quegli interessi, decisi a tornare, incoraggiati forse dall'ignoranza del passato da parte della nuova amministrazione. Ma l'eterno presente e i fatti in divenire non dovrebbero lasciare dubbi neanche agli ultimi arrivati, liberi poi ovviamente di decidere il da farsi. È nota come truffa del Liban e si sta diffondendo in tutta Italia. Consiste nel sostituire nelle mail di pagamento Liban corretto con uno diverso intestato al truffatore. È successo anche a una ditta ragusana che attendeva un pagamento e che non ha mai ricevuto. Dopo i controlli della polizia postale si è scoperta la truffa. Vediamo. È nota come truffa del Liban modificato e consiste nell'accedere abusivamente nella posta elettronica, prelevare una fattura di transazione per il pagamento e sostituire il Liban corretto con quello dell'hacker. La mail così taroccata viene inviata al destinatario che, ignaro del sabotaggio, effettua il pagamento sul conto corrente dell'impostore. E ciò che è accaduto ad una ditta edile ragusana che ha effettuato dei lavori di ristrutturazione e ha inviato la fattura per il pagamento del lavoro prestato. Non ricevendo il bonifico, si è rivolta al proprio cliente che gli riferiva di aver già da alcuni giorni saldato la fattura. Si è scoperta così la truffa in cui erano incappati e che è costato il danno economico di più di 3.000 euro, finiti in un altro conto corrente e prelevati subito dopo l'accredito della somma. I responsabili di questo tipo di truffa, in pratica, dopo aver intercettato le parole chiavi come per esempio pagamento o fattura, entrano nella mail, la modificano solo nella parte del codice IBAN sul quale effettuare il pagamento e la reinviano al destinatario che non si accorge minimamente della manomissione. Il conto corrente era legato a una carta prepagata emessa in una banca di Napoli. La somma, pochi istanti dopo l'accredito, è stata immediatamente prelevata. L'intestatario della carta prepagata, una ventenne residente a Napoli e beneficiaria di fatto della somma ricevuta in modo illecito, è stata così deferita all'autorità giudiziaria per truffa aggravata ed eccesso abusivo a sistema informatico. Sono peraltro in atto ulteriori accertamenti finalizzati all'individuazione di eventuali complici. Una tomba profanata e bruciata nel cimitero di Scicli è del nipote delle sorelle delle vittime di una piromane delle scorse settimane. Per questa la famiglia ormai è un incubo. Il maggiore indiziato rimane comunque il 37enne straniero. Sentiamo. A Scicli il piromane colpisce ancora, è sempre la stessa famiglia. Stavolta è stata profanata e bruciata la tomba di un giovane deceduto a 20 anni per un tumore. È il nipote delle due sorelle a cui sono stati incendiati il salone da parrucchiera il 15 settembre e l'auto solo sabato scorso. Per quegli episodi le donne hanno denunciato un 37enne tunisino raccontando che le perseguita da quando, circa 3 anni fa, è stato licenziato dall'azienda la cui titolare è una terza sorella, madre del giovane a cui è stata profanata la tomba al cimitero di Scicli. Sul posto i carabinieri della locale tenenza e tutti i componenti della famiglia. La proprietaria del salone da parrucchiera si è sentita male ed è dovuta ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale Busacca. Per questa famiglia sembra non esserci più pace. Calcinacci caduti dal ponte numero 28 della statale 194 Modica Pozzallo colpiscono un'auto, illeso fortunatamente il conducente. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura. Quanto è accaduto è preoccupante. Sentiamo tutto nel servizio di Carmelo Riccotti La Rocca.
Calcinacci caduti da un ponte sulla strada statale 194 Modica Pozzallo colpiscono un'auto illeso. Fortunatamente il conducente è accaduto ieri sera intorno alle 19. Sul posto subito i vigili del fuoco della compagnia di Modica intervenuti per mettere in sicurezza il ponte numero 28. Non si sa ancora se stamattina siano caduti altri calcinacci, ma nella tarda mattinata i vigili del fuoco sono ritornati sul posto, hanno bloccato il traffico e sono ancora intervenuti sulla struttura. In questo momento i vigili del fuoco stanno facendo cadere dei calcinacci per poi mettere in sicurezza il ponte. Sicuramente si tratta di un episodio preoccupante le cui conseguenze potevano essere ben più gravi. Quanto accaduto suggerisce un monitoraggio di tutti i ponti presenti nel territorio per evitare altri crolli. Il 58enne Aristide Poidomani, figlio del noto scrittore Raffaele, ha tentato di darsi fuoco dopo essersi incatenato davanti al comune di Modica, perché non percepiva lo stipendio da alcuni mesi da parte della regione. Fortunatamente è stato soccorso da alcuni passanti e la storia quindi non ha avuto un tragico epilogo. Vediamo. Ha tentato di darsi fuoco davanti al municipio di Piazza Monumento a Modica. Si tratta del 58enne Aristide Poidomani, noto clochard e figlio del famoso scrittore Raffaele. L'uomo da alcuni mesi svolge il compito di guida e traduttore per i turisti che visitano la chiesa di San Pietro. Dato che da un po' di mesi la regione non paga né lui né i suoi colleghi, Poidomani per protesta ha deciso prima di incatenarsi davanti al municipio, poi di cospargersi di benzina e di darsi fuoco. La vicenda avrebbe potuto avere un epilogo tragico, ma fortunatamente qualcuno dei passanti è riuscito a fermarlo in tempo, anche se si è procurato una lieve ustione al braccio. E ora andiamo a Palermo, dove l'Assemblea regionale siciliana è alle prese con il dibattito sull'obbligo dei deputati di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria. Decisione rinviata per le tante contraddizioni emerse. I dettagli nel servizio. A tratti è sembrato un dibattito storico-culturale, scivolato poi sulla tentazione a spararla più grossa, da una parte verso la più radicale delle prese di distanza, dall'altra verso la denuncia della quasi comica pretesa. A Sala d'Ercole la massoneria è stata protagonista. L'Assemblea regionale siciliana ha affrontato il tema dell'obbligo, da parte dei deputati, di dichiarare l'eventuale appartenenza a logge massoniche. Qualcuno ha cercato di rimanere serio mantenendo un approccio logico giuridico sostenibile pur nella pretesa della proposta di sancire l'obbligo di dichiarazione. Per esempio Giorgio Assenza di Diventerà Bellissima, chiarito che tutti i deputati del suo gruppo avevano già dichiarato di non appartenere alla massoneria, ha avvertito poi sui limiti dell'obbligo che qualcuno vorrebbe estendere al capo della giunta regionale e agli assessori e perfino ai dipendenti, quell'esercito di oltre 20.000 in dotazione alla regione, ma sarebbe una discriminazione rispetto agli altri e così il dibattito si è incartato, anche perché ad un certo punto qualcuno ha obiettato: e perché solo la massoneria? Con il rischio che l'obbligo dovesse riguardare anche l'iscrizione all'Avis o al club di calcetto. E alla fine nulla di fatto, ma l'Ars ci prova nuovamente oggi. La Procura di Palermo rinuncia a presentare appello all'assoluzione dell'ex presidente del Senato Nicola Mancino, assolto nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Mancino era accusato di falsa testimonianza. Per lui la Procura di Palermo aveva chiesto la condanna a 6 anni di carcere. Diventa così definitiva l'assoluzione per Mancino. Vediamo. La Procura di Palermo non ha appellato l'assoluzione dell'ex ministro DC ed ex presidente del Senato Nicola Mancino, imputato al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. L'ex politico era accusato di falsa testimonianza. I PM ne avevano chiesto la condanna a 6 anni di carcere. Il termine per l'impugnazione scadeva ieri. L'assoluzione di Mancino è quindi definitiva. Per Nicola Mancino, dunque, né la Procura né la Procura Generale di Palermo hanno appellato la decisione della Corte d'Assise, che il 20 aprile scorso aveva scagionato
imprigionato l'ex presidente del Senato ed ex vicepresidente del CSM dall'imputazione relativa ad una presunta falsa dichiarazione resa nel processo Mori. La sentenza non è più appellabile, nella parte riguardante solo Mancino. Per il resto tutti gli altri imputati sono stati condannati e hanno impugnato. Loro rispondono di minaccia aggravata a corpo politico dello Stato e hanno avuto pene molto pesanti. Si tratta dei boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà, di Massimo Ciancimino, di Marcello Dell'Utri e degli altri ufficiali del ROS dei Carabinieri, tra cui Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Il pentito Giovanni Brusca ha beneficiato invece della prescrizione. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. A tra poco. Bentrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. È in aumento il consumo di cocaina, anche nella provincia Iblea. I dati forniti dall'ASP nella rilevazione statistica annuale mostrano che la quasi totalità dei nuovi casi afferiti alla SERT per problemi di abuso di sostanze stupefacenti sono stati per il 70% per uso di cocaina. Il dottor Giuseppe Mustile, direttore del SERT dell'ASP 7 di Ragusa, ci ha spiegato meglio questo fenomeno in crescita. Sentiamo. Allarme cocaina nel territorio ibleo. I dati forniti dall'ASP nella rilevazione statistica annuale mostrano che quasi la totalità dei nuovi casi afferiti al SERT per problemi di abuso di sostanze stupefacenti sono stati per il 70% per uso di cocaina. Si assiste dunque a una nuova riacutizzazione del consumo di questa sostanza fortemente distruttiva sia dal punto di vista comportamentale che dal punto di vista biologico. Noi ne abbiamo parlato con il dottore Giuseppe Mustile, direttore del SERT dell'ASP 7 di Ragusa. È chiaro che sono dati che avevamo già il sentore già negli anni precedenti, diciamo, che andavano verso questa direzione, perché chiaramente i servizi per le dipendenze si sono modificati e non solo nel nostro territorio ma in tutto il territorio nazionale, e l'avvento, diciamo, della cocaina ha in qualche modo modificato lo scenario. Diciamo, è chiaro che la cocaina è diventata una sostanza molto presente nella vita di chi è consumatore, non solo dei tossicodipendenti vero e proprio. E questo è il motivo per cui io parlo di uno sdoganamento, no? delle droghe di questo genere. Perché? Come mai succede una cosa di questo tipo? Io penso, diciamo, perché in qualche modo c'è questa voglia molto più diffusa rispetto a quando era prima di modificare l'assetto psicologico, comportamentale, e questa è una cosa, diciamo, che è molto più frequente. Poi c'è disponibilità, diciamo, di questa sostanza che è stata abbondantemente, diciamo, diminuito nel prezzo, per cui uno più uno si incrociano queste cose e i consumatori aumentano.
Una trovata per strappare un sorriso ai bimbi del centro di prima accoglienza di Pozzallo. Un ispettore di polizia si è improvvisato prestigiatore, esibendosi in uno spettacolo di magia per la gioia dei piccoli migranti. Il video è stato condiviso sulla pagina Facebook della Polizia di Stato Agente Lisa e che è diventato in poche ore subito virale. Vediamo. Un agente di polizia fa giochi di prestigio con alcuni bambini migranti, ospiti dell'hotspot di Pozzallo. Mostra un fazzoletto, lo mette dentro il pugno e lo fa sparire. I bambini, alcuni davvero molto piccoli, lo guardano stupiti e meravigliati. Poi il poliziotto chiede a due bambini di soffiare nel pugno e voilà, il fazzoletto riappare. Il video è stato postato su Agente Lisa, il profilo Facebook con cui la Polizia di Stato entra in contatto con i cittadini. E ha subito trovato il gradimento degli utenti che, incredibilmente a dirsi in epoca di odio sui social, specie quando si parla di migranti, da ore commentano tutti inteneriti per la scena e orgogliosi della polizia. Non si sa chi lo abbia girato, forse un altro operatore o un volontario della struttura, ma gli adulti attorno ai bambini assistono anche loro divertiti. Il poliziotto prestigiatore, come ha rivelato l'agente Lisa, è un ispettore, è in servizio nella struttura di primo ingresso dei migranti a Pozzallo, un luogo dove spesso si misura il dolore e la disperazione, ma che con la solidarietà e l'empatia degli operatori spesso si trasforma in un luogo dove le ragioni umanitarie prendono il posto di quello della politica e dei rapporti tra stati. L'ispettore, che va oltre i suoi compiti e si mostra come un papà affettuoso, vale di più di mille discorsi su accoglienza e solidarietà. E in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento con il Fatto del Giorno in onda questa sera alle 20.30 sulla nostra emittente. Ospite della rubrica questa sera sarà Giancarlo Dionisi, viceprefetto, componente della commissione straordinaria che amministra il comune di Vittoria dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale. Si parlerà delle realtà di Vittoria, delle problematiche più gravi affrontate di recente, degli scandali emersi anche nei giorni scorsi e del rapporto tra la città e la commissione prefettizia. Appuntamento dunque questa sera alle 20.30 con il Fatto del Giorno. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Il telegiornale appunto termina qui. Vi ricordo che potrete vedere le singole notizie anche sui nostri canali social Facebook e YouTube o rileggere le nostre notizie sul sito www.laprimatv.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.